4 chilometri e mezzo dall'arrivo. Gentili telespettatori, buon pomeriggio, siete collegati con Catanzaro dove sta per concludersi la settima tappa del Giro d'Italia, la Cosenza-Catanzaro di 151 km, a 24 km dalla conclusione, due uomini sono al comando, sono il campione del mondo Eddy Merckx e lo svedese Jostein Pettersson che viaggiano verso Catanzaro con un vantaggio di 4 minuti e 20 secondi sull'immediato inseguitore che è Bergamo. Mentre con un ritardo leggermente superiore c'è un gruppetto di 5 uomini con Gimondi, Casalini, Gianni Motta, Spruit e la maglia rosa Fuente. Con un ritardo di circa 5 minuti segue un altro gruppo. Tappa movimentata subito fin dalla partenza da Merckx che è scattato praticamente al via. È la tappa della Sila, si passa dalla grande Sila alla piccola Sila. Attraverso un percorso molto duro con due gran premi della montagna assai impegnativi, soprattutto il primo perché è posto proprio alla partenza. È proprio sfruttando questa circostanza che Merckx ha lanciato il suo attacco in partenza. Fuente ha cercato di resistergli in un primo momento e vi era anche riuscito, infatti al primo gran premio della montagna, quello situato a valico di Montescuro, dopo 28 km di corsa ad una quota di 1618 metri. Fuente è passato in seconda posizione, ruota di Merckx, terzo era l'altro spagnolo Lascano, quarto Jostein Pettersson con un ritardo di 5 secondi su Merckx e Fuente, a 10 secondi seguiva De Schumacher. Poi con un ritardo superiore, intorno ai 2 minuti, c'erano Lasa e Bergamo, quindi a 3 minuti e 10 secondi il gruppo. Ma nella discesa, nel tratto cioè che congiungeva i due gran premi della montagna, il tratto di Altopiano fra il valico di Montescuro e il valico di Croce di Agnara, Fuente cedeva sotto l'azione incalzante di Eddy Merckx, mentre era soltanto lo svedese Jostein Pettersson che riusciva a conservare la ruota di Merckx. Merckx e Pettersson trovavano subito l'accordo e aumentavano progressivamente il loro vantaggio. Al passaggio del Gran Premio della Montagna, il secondo della giornata, a 1371 metri, a 80 km dalla partenza, Jostein Pettersson e Merckx passavano ancora insieme, era primo Merckx e secondo Pettersson. Terzo con un ritardo di 4 minuti era l'altro spagnolo Galdós, a 5 minuti e 50 secondi il gruppo. A 50 km dalla conclusione sempre la coppia formata da Merckx e Jostein Pettersson al comando con un vantaggio di 4 minuti e 30 secondi sul gruppo. Il vantaggio si è sempre mantenuto su livelli che hanno oscillato fra i 4 e i 5 minuti. A Villaggio Racise 4 e 25 era il vantaggio cronometrato nei confronti del gruppo che comprendeva la maglia rosa Fuente, Gimondi, Motta, Bergamo, Spruit e altri spagnoli. Ad Albi 4 e 30 il vantaggio di Merckx e Jostein. A questo punto cominciava la vertiginosa discesa verso Catanzaro. Circa 30 km tutti in discesa attraverso paesini, strade molto strette con moltissime curve. Pettersson e Merckx procedevano con un vantaggio di 4 minuti e 20 secondi su Bergamo, Fuente e Spruit che uscivano dal gruppo. Era Fuente a iniziare l'azione di controffensiva, a lui si agganciavano Bergamo e Spruit che è un gregario di Merckx. A Taverna, quando mancavano 29 km al traguardo di Catanzaro, sempre Merckx e Jostein Pettersson con 4 minuti e 20 secondi su Bergamo, Fuente e Spruit. A 4 e 35 passavano Gimondi, Casalini e Motta, a 4 e 50 il resto del gruppo che si cominciava a sgranare proprio per la difficoltà
della discesa che porta a Catanzaro. Si passa dai 821 metri di quadrato di pentone ai 343 metri di Catanzaro attraverso una vertiginosa picchiata verso il capoluogo calabrese. Ecco il rettilineo finale. Mentre i due uomini di testa vengono segnalati sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. Tattica studiata alla perfezione da parte di Merckx e Albani, una tappa che presentava un inizio particolarmente congeniale per gli attacchi a sorpresa e un finale in discesa che permetteva il recupero. Ecco intanto la staffetta. Ed ecco lo sprint, Merckx nettamente in testa, vediamo che Josta però lo attacca ed è Pettersson che vince, Josta Pettersson vince la tappa, secondo Eddy Merckx. Ha veramente meritato Eddy Merckx per la lunga fuga subito all'inizio della tappa, pronti via. 3 minuti. Sia nella vittoria che nella sconfitta, Eddy Merckx non muta mai, mantiene questo cliché di tranquillità del grande campione. Ed ecco in fondo al rettilineo, ecco qua lo sprint. Lasa, Bitossi, Motta, Spruit, Gimondi, Polidori, Ziglioli, Lopez Caril, Casalini, quindi Galdov e in ultima posizione Lasa. E quindi ecco Josta Pettersson, Merckx, l'ordine arrivo Lasa, Bitossi, Spruit e Motta. Ecco un altro corridore che sta arrivando, si tratta di Schiavon che arriva da solo a 4.40, bello sganciamento da parte di Schiavon ed ecco il gruppo di Crepaldi, Panizza, poi c'è De Vlaeminck, Boifava, Lopez Caril, vediamo Ubrek, quasi tutta la squadra belga, poi Ugo, Colombo e Cavalcanti tra i nostri. I belgi arrivati sono Oisman, Van den Bosch, Mintjens e Spruit e Swerts, anche Oismans. Questo gruppo si è classificato a 5.15, mentre ora vedete Gimondi, un Gimondi sorridente, evidentemente soddisfatto di questa significativa ripresa. Comunque trionfo della formazione diretta da Giorgio Albani, vediamo ben 5 gregari di Merckx sono già arrivati. E passiamo ora alle interviste di rito, mentre ecco sempre Gimondi inquadrato, e passiamo il microfono a Giorgio Martino. Mi stia vicino.
Josta Pettersson, vincitore di un Giro d'Italia l'anno scorso senza vincere neanche una tappa, oggi finalmente è venuta quella vittoria di tappa che era mancata per coronare ancora più degnamente il Giro vittorioso dello scorso anno. Effettivamente non ci aspettavamo una vittoria in volata su Eddy Merckx. Lui ha tirato l'ultimo 25 km, sì, un po' meglio. E quando 300 metri manca io ho passato lui. Il vostro attacco si è sviluppato in partenza. Lei e Merckx eravate i battuti del Blockhouse. Oggi avete praticamente ridato la pariglia a Puente attaccandolo subito in partenza. Avete subito trovato l'accordo lei e Merckx, ovviamente. Dopo montagna si è in discesa. D'accordo con Merckx, io ho tirato un pochino, sì. Pettersson, adesso Merckx è maglia rosa con 10 secondi di vantaggio su di lei. Il giro secondo lei adesso è una battaglia fra lei e Merckx, oppure pensa che gli spagnoli ancora potranno dire qualcosa? Sì, per me è difficile passare Merckx, lui è troppo forte in discesa per me, anche in cronometro, così. Adesso appunto pensiamo un po' al futuro, cioè secondo lei questo Giro d'Italia sarà deciso fra un duello fra Pettersson e Merckx, oppure anche gli spagnoli possono ancora fare qualcosa? Io penso Merckx e Fuente, perché queste altre grandi salite troppo dure per me. Pettersson, lei continua a fare il modesto, però lei c'è sempre nelle grosse tappe, lei arriva sempre con i primi. Nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Lei è partito subito questa mattina, si può dire appena è stata abbassata la bandierina del via è scattato, era proprio il suo piano. No, pensavo di più che attaccava oggi gli spagnoli, però quando ho visto che nessuno voleva muoversi ho provato io per vedere un po' la reazione degli altri, così siamo arrivati con 5-6 corridori nella prima salita e poi in cima è partito Fuente di dietro che non aveva mai tirato un metro e sono andato dietro e poi sono passato con 10 metri prima di lui in cima e sono andato avanti così per far fare un sforzo nella discesa e lo sforzo è stato per 10-15 km e non più entrate così ci è fatto la fuga, però era molto lunga e in quel momento avevo paura che magari non riusciva ad andare a Rio, però credo che oggi andava molto bene e sono molto contento. Adesso siamo tornati praticamente alla fase di inizio, cioè lei è il nuovo controllore della corsa e gli spagnoli torneranno al loro ruolo di attaccanti. Pensa che dopo l'esperienza del Blockhouse lei saprà tamponare con più rapidità gli attacchi eventuali degli spagnoli di Puente e di Lasa sulle montagne? Ma io credo che l'inizio del giro era in favore degli spagnoli perché loro venivano della Vuelta e erano subito pronto, poi aveva fatto già le salite, poi tappa di 50 km son tappa per gli spagnoli, no? Allora credevo che prima tappa era più pericolosa degli spagnoli, però adesso ci sono ancora grandi salite, bisogna stare attenti, però credo che anche la nostra condizione dovrebbe migliorarsi è proporzionato a quello di spagnoli. Prima ho chiesto a Pettersson se lui riteneva che ormai il giro era una lotta soltanto fra Pettersson e Merckx. Pettersson invece ha detto che pensa che ancora gli spagnoli possano inserirsi. Qual è il suo pensiero? Sì, lo penso anch'io perché il giro non siamo ancora neanche a metà, siamo solo passati una settimana e così, io lo dici, ci sono ancora molte salite e molto dura. E per quello bisogna aspettare i prossimi giorni. Secondo lei qual è il ruolo che avranno Gimondi, Motta e Zilioli, cioè i tre italiani in migliori condizioni, meglio piazzati in classifica, anche se però sembrano attualmente tagliati un po' fuori dalla lotta? Ma penso che il ruolo è anche di provare ad attaccare e di sorprendersi, perché però cioè, potrebbero loro approfittare del duello fra lei e gli spagnoli?
Sì, potrei approfittare, però c'è anche la squadra che bisogna controllare la corsa. È sicuro che quando scappa un gimone così bisogna andare dietro adesso. Un'ultima domanda, tutti ci aspettavamo la sua vittoria qui allo sprint su Peterson e siamo rimasti molto sorpresi. Io avevo addirittura già scritto l'ordine d'arrivo, primo Merckx, secondo Peterson, e invece è arrivato primo Peterson. Può spiegarci questo episodio? Per spiegarci, sì, io sono andato a fondo fino agli ultimi metri e Peterson è stato a ruoto in finale così per recuperare. È normale che mi ha saltato gli ultimi metri, era più fresco perché io ho fatto tanto lavoro oggi e così non potevo battere. Lei ha risentito degli sforzi di tutta la tappa per non poter fare poi lo sprint? Io sono andato a fondo per guadagnare il massimo di tempo e invece Peterson lui si è riservato per vincere la tappa. Grazie a Merckx, nuova maglia rosa del Giro d'Italia, e ripasso il microfono al collega De Zanne per una breve inchiesta con i direttori sportivi.